Intervistiamo il vice sindaco Rosario Fiorentino e gli domandiamo: cosa ti aspetti da queste elezioni? Queste elezioni possono dire un basta alle dinastie, cioè a quelli che per 50 anni hanno governato e mantenuto il potere politico ed economico della nostra città. Queste elezioni possono voltare pagina, possono porsi come obiettivo il miglioramento della nostra città, una città che migliora anche nella gradualità. Quindi queste elezioni sono il banco di prova perché si possa amministrare in modo diverso. Io in questi 5 anni ho cercato di dare la dimostrazione che è possibile amministrare nella trasparenza, amministrare nella condivisione con gli altri dei progetti e dei programmi, amministrare a nome e per conto della città. La matematica è una scienza esatta. Io credo che l'avvocato Giuseppe Cuomo sia sotto il 40% del consenso se le cose per lui vanno bene come lui spera. L'augurio che rivolgo ai giovani è che questa pagina nera di oggi non avvenga più. Oggi è stata la dimostrazione che le regole e la legalità qui a Sorrento sono a rischio e quindi è un appello ai nostri concittadini affinché esprimano un voto libero, la possibilità che il voto sia inquinato da atteggiamenti vessatori, da azioni di pressione continua che non hanno nulla a che fare con la politica e soprattutto con la politica di servizio, mi sembra che sia il miglior augurio. Un voto in libertà, un voto senza condizionamenti ed è questa la politica che noi faremo, un voto che guarda al futuro dei nostri giovani, quindi questo è l'augurio che i giovani poi abbiano la possibilità di avere propri esponenti delle liste dei giovani in consiglio comunale, perché questa è la svolta che la nostra città ormai aspetta da tempo. Buonasera, sono qui per presentarvi Christine Whitfield, una candidata come consigliere comunale a Sorrento. Siamo qui per farle alcune domande e anche per la nostra curiosità di sapere come mai ha deciso di candidarsi. I feel that the people of Sorrento, who are foreign residents here, have a great deal to contribute towards Sorrentine life. They have many talents, many abilities, which they would like to use for Sorrento, and to integrate better, and to live as proper Sorrentine people. Allora, Christine dice che molti cittadini di Sorrento sono stranieri. E lei vorrebbe proprio dare un'opportunità, una possibilità in più a queste persone di mostrare le loro qualità, la loro unicità e contribuire a rendere il futuro di Sorrento migliore in tutti gli ambiti. Salve. Io avevo chiamato, non mi avete chiamato. Perché non mi avete chiamato? Oggi qua inizia per modo di dire la campagna elettorale, nel senso che noi sono settimane che siamo impegnati per dare un nuovo governo alla nostra città. E darlo significa fare in modo che le cose che stamattina sono successe non accadano più. Perché le regole, il buon comportamento, io non la faccio lunga perché abbiamo modo in queste settimane diciamo, di incontrarci e di camminare insieme per la nostra città, insieme nella nostra città. Io, questo è il momento anche per rappresentare il candidato nostro alle regionali, il rappresentante dell'UDC, il dottor Franco Mannillo. Grazie. Quello che diciamo, fa scoprire questi valori e li porta nelle famiglie sta qui e non in altre parti. Anche se a livello locale l'UDC sta con la coalizione dell'avvocato Giuseppe Cuomo, noi dobbiamo anche essere, lo diciamo ad alta voce, orgogliosi di avere Franco Mannillo al nostro fianco.
Quindi grazie a Fienco e a tutti quelli dell'UDC che come lui ci sostengono. E noi a lui. Puntare l'indice contro il malgoverno degli ultimi 20 anni, ma questo non lo voglio fare perché, non essendo un politico di professione ma un imprenditore, voglio più che altro dire le cose per le quali mi vorrei impegnare se insieme a voi riesco in questa impresa, perché di un'impresa si tratta. Due sono i settori fondamentali, uno è il turismo e l'altro è la sanità. Il turismo, Sorrento è una città turistica e diciamo non si ci lamenta perché gli alberghi 6 mesi l'anno sono pieni, però potrebbero essere Io pieni. Sono per esempio un fautore del casinò a Sorrento, che porterebbe nuova linfa, nuove persone, nuova ricchezza. Questo è uno. L'altro settore nel quale mi vorrei impegnare è il settore della sanità, nel qual settore potrei portare la mia esperienza lavorativa. La sanità campana negli ultimi 20 anni è la peggiore d'Italia, è quella più indebitata, e questo è dovuto alla giunta di sinistra che sta governando la Campania da 20 anni. Speriamo che adesso riusciamo a ribaltare la situazione. Io ho il piacere, l'onore di essere abbinato alla dottoressa Annalisa Pisacane, che non è potuta intervenire perché stando incinta non si è sentita tanto bene. Il voto a una persona del territorio. Se voi votate noi, a me, la domenica comunque vi troverete in piazza Tasso, possiamo prenderci il caffè, mi potete dire qualcosa, una lamentela, mi potete mandare a quel paese. Vorrei essere spiegato, ma lo potete chiedere anche voi in quanto siete elettori, alle persone che vi chiedono di votare persone di Afragola, di Mugnano, persone che vengono qui sul nostro territorio solo per prendere voti. Chiedete a queste persone: ma perché devo votare questa persona che io non conosco? Non conosco i loro figli, non conosco la loro storia. Ve lo dico io perché li dovete votare. Evidentemente hanno fatto qualche accordo personale per loro convenienza. Io non ho convenienza personale, ho convenienza per il territorio, ho convenienza a non metterci 2 ore a tornare da Castellammare qui. Questa è la mia convenienza. Due persone del vostro territorio a cui vi potete rivolgere in qualsiasi momento. Grazie. Noi ci prendiamo un impegno comune perché l'ospedale di Sorrento torni a essere un ospedale degno di essere chiamato tale, e che la sanità pubblica sia il fiore all'occhiello della nostra città. Perché... Signora Marina, 1, 2. Ti ha colpito. E allora sei fortunato. Cinci. La bella bimba viola.